Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici. Siamo qui a Mosca a commentare il match del campionato del mondo del 1966 tra il campione del mondo Tigran Petrosian e lo sfidante Boris Spassky. Ieri abbiamo visto le prime quattro partite, oggi andremo a vedere le partite dalla quinta all'ottava, altre quattro partite, ok? Bene, siamo sul punteggio di 2 a 2, 4 pareggi. 4 pareggi che diciamo hanno quasi sfiorato la tragedia per Spassky, perché in realtà Petrosian meritava di vincere almeno 2 partite su 4. Quindi diciamo uno Spassky un po' fortunato e ancora un po' frastornato dall'esordio. Mentre Petrosian, forse per colpa di troppa rilassatezza, troppa tranquillità, insomma, uno Spassky pieno di tensione, un Petrosian con poca tensione. E infatti ha sprecato i vantaggi, perché quando uno gioca senza pressione, ha il vantaggio di giocare più libero di testa, ma proprio perché manca magari quella cattiveria, quella concentrazione massima, non si riesce a portare a casa magari il risultato pieno. Comunque i punti per ora vedo Petrosian molto meglio di Spassky. Spassky sta deludendo un po' i suoi tifosi perché era partito coi favori del pronostico. Ora andiamo a vedere gara 5. Chiaramente Spassky pezzi bianchi, ha visto che Petrosian è praticamente imbattibile con la Caro-Kann, dovrà inventarsi qualcosa, perché Spassky comunque sa anche giocare uno di quattro, può giocare anche l'inglese, quindi non è per forza detto che giochi uno e quattro. Vediamo se insiste. Insiste. Continua con uno e quattro. Oh, i suoi secondi hanno preparato qualche cosina contro la Caro-Kann, oppure questa si chiama testardaggine, voler cercare a tutti i costi di smontare un impianto che non si riesce a smontare, più che altro per orgoglio. Giocare a scacchi con l'orgoglio, io ne so qualcosa, è deleterio, perché alla fine l'orgoglio vi fa perdere l'equilibrio, vi fa perdere la lucidità che serve a scacchi, ok? La rabbia può aumentare l'adrenalina, ok? Ma l'adrenalina può servire ad esempio in una blitz, ok? In una partita a tempo lungo, troppa adrenalina alla fine mi fa venire voglia di saltare addosso all'avversario. Scacchi non gliene frega niente se voi siete arrabbiati, se siete aggressivi, se dovete recuperare. Agli scacchi non gliene frega niente, non è un incontro di box dove uno comunque è sotto ai punti e allora con un po' di rabbia, un po' di aggressività magari riesce a piazzare qualche colpo, no? Però scacchi non è proprio così. Spesso la rabbia fa perdere il controllo. Quando perde il controllo, essendo gli scacchi un gioco di controllo, perché scacchi non vince chi attacca di più, chi attacca meglio, vince chi si difende meglio. I motori, ad esempio, giocano in difesa. Sono imbattibili in difesa, provano qualsiasi difesa. Voi potete usare tutti gli attacchi che volete. E lui li troverà, se c'è, troverà la difesa. Quando giocate contro un muro che vi ributta dall'altra parte sempre la pallina, alla fine sbagliate perché voi volete arrivare a fare il punto. E come succede spesso nelle partite, nei finali patto, no? Finale patto in una rapida, in una blitz, tra giocatori, insomma, anche discreti, però mettiamo su qui sull'ICS un 2002, un 2003, ma anche 2004 e 2005, che sono comunque giocatori forti.
Li vedi a volte in finali tipo cavallo e tre pedoni contro vescovo e due pedoni tutti sullo stesso lato, vogliono vincere a tutti i costi e poi succede che è un finale patto, non si può forzare. I giocatori quando giocano Blitz non accettano volentieri la patta, anche se è patta. Io ho visto giocare comunque ancora con un minuto più la buona, un finale di re e torre contro re e torre fino alla 50ª mossa, no? Fino al pareggio per massime mosse eseguite. Ma tutto questo è assurdo, ok? Bene. Una partita a tempo lungo è tutto un altro discorso. È tutto un altro discorso. Bene. Petrosian ha tutto l'interesse a continuare con la Carocan, no? Perché ci ha sempre pareggiato facile, addirittura in gara 3 stava per vincere, quindi ecco la Carocan. Ok, duo pedonale affiancato centrale, B5. Di nuovo variante del cambio. Con la variante del cambio è stato un disastro. Variante cambio attacco Panov con C4, è stato un disastro in gara 3 e Spassky si è salvato per il rotto della cuffia, per il rotto della cuffia Spassky. Petrosian posizionalmente gli aveva fatto una capa tanto proprio. Presa presa, C4, attacco Panov, via. Cavallo F6, cavallo C3, sembra di rivedere gara e gara 3. Attenzione, surprise! Petrosian varia, cambia. In gara 3 aveva giocato E6, qui gioca G6, mettere il vescovo in fianchetto. Questa è una variante che spesso si gioca contro la variante di cambio. Però non capisco perché Petrosian decide di cambiare, visto che si è trovato così bene con la variante con E6. Quando vi trovate contro un avversario, no, con cui ci giocate più partite, vi trovate in posizione confortevole con una difesa, con una variante di una difesa, e vedete che il vostro avversario non riesce, diciamo, ad avere grossi spunti, non abbandonatela. Qui, secondo me, Petrosian fa un errore. Cambia nel momento in cui non deve cambiare. Potrebbe anche essere un effetto sorpresa per Spassky, che si era preparato su E6, perché bisogna anche ricordare che questi top campioni hanno dei team che lavorano per loro per scoprire, analizzano la partita prima e vanno a cercare dove sono stati gli errori. Non c'erano i motori, però insomma, 4-5 top GM sovietici che stanno lì tutto il giorno, 24 ore di fila, a guardare, ad analizzare qualcosa trovano. Quindi, chiaramente, Petrosian aveva paura che sulla variante E6 Spassky potesse trovare qualcosa di. E quando uno ha paura della preparazione dell'altro e devia, è sinonimo un po' o di paura o di voglia di fare catenaccio, non dare mai la possibilità all'avversario di poter creare pericoli. E Spassky, ovviamente, contro surprise, donna B3. Attenzione. Donna B3 è un'idea della Grunfeld. E se facciamo caso, la struttura del nero è una struttura Grunfeld. Pedone in D5, il castelletto dei pedoni sull'ala di re col fianchetto, senza aver spinto E6, il vescovo che andrà in fianchetto. Questa sembra una Grunfeld. Sistema russo, con donna B3, non è una Grunfeld aperta.
una grunfel senza il pedone e senza il pedone C del nero. Un po' strana, però le idee più o meno sono le stesse. Vescovo in fianchetto, cambio al centro. Qual è la differenza tra la grunfel e questo schema? Che nella grunfel il bianco ha la possibilità di giocare E4 quando il cavallo riprende il pedone. Avendo un forte centro di pedoni, ok? Il bianco si costruisce un forte centro di pedoni, perché questo pedone, dopo il cambio dei cavalli, andrà in C3 e il bianco si troverà con tre pedoni belli, belli potenti al centro, ok? Però qui non si può fare 4. Arrocco corto, Petrosian non recupera subito il pedone, anche perché è impreso. Non può. Ha sacrificato un pedone, che so. È difeso 2 volte, non presa, presa, un po'. Ha fatto un gambetto, che è sta roba? Arrocco corto. G3. Spassky vuol mettere il vescovo in fianchetto anche per tenere ancora più sotto osservazione il pedone di 5. E bianco qui sta meglio, ma a parte il pedone in più. Vediamo il motore cosa dice. L'apertura Spassky è uscito meglio. No, con grande sorpresa il motore dà una valutazione addirittura meno 0,2. Come mai? Un essere umano qui dovrebbe essere contento di essere in questa posizione. Forse il motore tiene in considerazione il fatto che il bianco ancora ha re da roccare, tutti i pezzi dell'ala di re da sviluppare. E anche il nero ha tutti i pezzi dell'ala di donna da sviluppare, però c'è una differenza. Che i pezzi del bianco impediscono al re di roccare, quindi il re deve rimanere al centro, mentre questi pezzi qui no. Quindi re è sicuro per il nero, re è meno sicuro per il bianco. Cavallo A6. L'idea di Petrosian è quella probabilmente di portare il cavallo in C7 e attaccare con tre pezzi il pedone di 5. Poi di giocare dopo vescovo G2, provare a giocare un piano lento, ma torre B8, B6 e vescovo B7, e con 4 attacchi quel pedone alla fine forse cade. Ma vediamo, perché è una variante che conosco poco in realtà. Questo vescovo in fianchetto, donna B6. Ecco, donna B6 propone il cambio delle donne, perché? Perché chiaramente qui la minaccia di catturare questo pedone. Ora il bianco ha la scelta o di giocare di nuovo donna D1, togliendo una difesa al pedone, oppure donna C4, ma donna C4 si esporrebbe secondo me anche a questo, vescovo D7 e poi arriva il torrone Pernigotti. Magari questo qui attacca la donna, l'altro andrà sulla D, fare pressione su questo duo pedonale doppiato lì al centro. Ma il nero alla fine dovrebbe recuperare il materiale. Qui grande preparazione di Petrosian. Anche Spassky sembra preparato, però non lo so. Spassky cambia, ok, crea una doppiatura di pedoni anche a Petrosian. Tutto sommato, il nero, quando recupererà il materiale, starà a gioco pari. Sviluppa il cavallo. Vedete, Petrosian prova ad attaccare questo. Poteva andare in C7. Però uno può dirmi, ma B4 può essere scacciato. No, perché
Il bianco non può mai riprendere, visto che c'è il torrone Pernigotti sospeso. Quindi, ok, io avrei fatto cavallo c7 per evitare a 3, ma in realtà a 3 non c'è, quindi si può giocare anche cavallo b4. Tra l'altro cavallo c7 si esponeva a vescovo f4, tra l'altro, quindi qui è più al sicuro il cavallo, paradossalmente. A rocco corto. Ora, per recuperare quel pedone bisognerà usare il trone Pernigotti sulla colonna E, sulla colonna D, scusate. Interessante, infatti. Qui i Spaschi, come grandi campioni, non tengono il materiale che sanno che dovranno cedere, prima o poi, no? Prima o poi quel materiale dovevano cederlo. E quindi che succede? Succede che praticamente lo danno dove vogliono loro, no? Spingono quel pedone. Dico, io se ti devo dare il pedone, non te lo faccio prendere col cavallo e te lo faccio centralizzare, no. Te lo faccio prendere in una casa più brutta. E quindi lo spinge. Ok? Inutile star lì a difendere un pedone che prima o poi cadrà. Invece i giocatori di livello medio-basso vogliono sempre tenere il materiale. E anch'io sono già fatto così, eh. Anch'io sono abbastanza materialista, lo so. Sbaglio, però mi trovo più a mio agio con il materiale in più. Vescovo F4, quindi Spaschi dando il pedone sulla casa di 6. O faceva ricattura col pedone, ma avrebbe avuto una struttura pedonale bruttissima a dirlo. O col torrone Pernigotti, ma così facendo guadagna un tempo e attacca il torrone Pernigotti, sviluppando il vescovo e facendo comunicare le torri. Quindi adesso secondo me il bianco, secondo me sta leggermente meglio. Vediamo. Infatti più 06, Petrosian non deve aver giocato al massimo della precisione. Una ritirata di torrone Pernigotti che non mi piace tantissimo, perché qua potrebbe anche decidere Spaschi di provare vescovo H3, ma non credo. È più facile un torre C1. Comunque per evitare che il cavallo prima o poi salti qua in C2 e poi faccia pressione su questo pedone, perché nell'attacco Panov comunque il bianco ha sempre questo pedone di 4 isolato, sempre isolato. Attenzione. Ok, mossa preventiva, difende il pedone col torrone Pernigotti. Poi se viene col cavallo in C2, qui giocatore C1 e questo pedone comunque è difeso. Petrosian però vuole andare a molestare questo vescovo, togliere coppie di vescovi e ridurre la struttura pedonale avversaria ad un cratere di lunare di pedoni, no? Tutti sparpagliati. Chiaramente qui Spaschi sposta il vescovo, vescovo H6. Questa cosa serve? Questo, vedi, sono finezze. Uno dice, ma l'altro ha messo il vescovo in E5, io lo devo contrastare con l'altro vescovo? No, perché tanto questo sbatte sul niente, sul cavallo, al limite si ricattura. E se bianco cattura cavallo, riprende di cavallo, questo vescovo praticamente colpisce, non colpisce nulla. Gira a vuoto, non essendoci le donne sulla scacchiera, no? Perché un conto è con la donna che può creare batterie sulle case scure, invece solo il vescovo non fa nulla. Mentre questo vescovo è molto più attivo su questa diagonale, perché impedisce anche il torrone C. Bella risorsa del nero. Spaschi gioca A3. Perché gioca A3? Io vi devo spiegare sempre i perché.
Cioè, dovete capire che io devo cercare di spiegarvi ad ogni singola mossa il perché. In un video da 10 minuti vi possono giusto dire le due o tre trappole che ci possono essere, ma non vi spiegano mai i dettagli posizionali. Non ve li spiegano mai perché li danno per scontati. Giocano solo sulla tattica. E giocano sulla combinazione veloce. Io mi chiedo veramente. Poi, per carità, riguardo anch'io certi video di Bullet e Blitz, però non credo siano istruttive. Poi, cosa vuoi imparare? Allora, il colpo d'occhio di quello che sta giocando non ce l'avrai mai, perché quello che sta giocando è 10 volte più forte di noi. Quindi non riusciremo poi a riprodurre quello che fa lui nelle nostre partite, primo. Secondo, se questi giocatori, ovvero intrattenitori dei social tipo Twitch, che okay, fanno vedere le loro blitz, sì, vi fanno divertire, chiaramente, ci sta. Però quando poi uno commenta, cioè io ho imparato molto da questo video, non lo so, che cosa ha imparato? Ha imparato che con un trucchetto hai dato matto in 10 mosse e poi lo sai riprodurre? E poi cosa fai? E se non giocano quella variante lì? Perché poi sono tutti blunder blitz, quindi approfittare dei blunder, sì, ma devi esserne poi capace. Se invece impari le sfumature posizionali, ci metterai molto di più a migliorare, però quando poi hai questi pattern, allora sì che dopo potrai sfidare chi guarda i video delle Blitz e chiaramente potresti vincere. Ma attenzione, chi gioca solo Blitz è forte a Blitz perché è un giocatore pratico, un giocatore anche un giocatore di livello basso, ma che gioca sempre solo Blitz. Può anche battere un giocatore come me che magari è lento, magari è fuori forma, magari. Ok? Quindi il giocatore Blitz gioca sui riflessi, sulla pratica, sulla memorizzazione di schemi, ma non riesce poi a fare un'analisi della partita. Perché se voi chiedete a un giocatore di livello medio, anche basso, ma dopo una sua vittoria brillante, Blitz, di analizzarla, farà fatica a analizzare la mossa per mossa. Non analizzare solo quando il momento in cui ha vinto o il momento in cui l'avversario ha fatto l'errore, perché poi lì più o meno, se l'avversario ha lasciato un pezzo in presa, l'avversario ha mosso un pezzo che prende matto, più o meno si capisce l'errore, ma bisogna capire mossa dopo mossa, se il piano è corretto o no. Ora, A3, sono mosse che dice, ma sì, la faccio per non andargli il cavallo, è vero. Ma a volte la si fa quando non serve, e a volte non la si fa quando serve. In questo caso serve, perché se il cavallo andasse in B4, da C2 è difficile poi mandarlo via, perché questo vescovo controlla le case scure. Ok? Bene. Poi, chiaramente, potete continuare a vedere anche i video delle Blitz, ce ne sono di belli. Io li guardo, chiaramente, perché sono persone magari anche simpatiche, colgo l'occasione di seguire anche il canale di Mericard, Mericard Scacchi, giocatore Medalcic, maestro internazionale, che fa vedere le sue partite a 5 minuti, però lui, insomma, anche se non ha un perfetto italiano, ma le spiega molto bene. Poi ci sono tanti youtuber, anche Super Speed Chess è fortissimo nelle Blitz, è fortissimo, però secondo me sono quei tipo di video in cui il protagonista è il giocatore
e fa vedere che praticamente lui riesce a vincere le partite approfittando degli errori altrui, con grandi riflessi, perché comunque giocatori fortissimi, stiamo parlando di un giocatore forte, magari candidato maestro, magari a tavolino, però online, ben capito che online è diverso. Ci sono dei giocatori dei prima nazionale, dei candidati maestri, che online sono forti come maestri internazionali. Soprattutto magari nelle blitz e nelle bullet, perché conta molto il riflesso, la velocità di pensiero, conta queste cose qua, no? La conoscenza scacchistica, più si abbassa il tempo di riflessione e meno conta in realtà. Non che non siano preparati questi giocatori, però capite che è un altro sport, è un altro sport. Addirittura adesso stanno giocando il torneo online, il torneo di Carlsen, no? Mat World Tour, come si chiama. E c'è un giocatore canadese, Hansen, che è anche uno youtuber famosissimo. Eric Hansen, ad esempio, è un grande maestro, sì, ok. 2006, 2005, 50, però nelle cadenze veloci online, gioca solo online, ha battuto Carlsen, ha battuto Nepomniachtchi. I giocatori online, se sono specializzati nell'online, sono devastanti, okay? Sono devastanti. Tutta un'altra minestra rispetto al gioco a tavolino. Anche le blitz a tavolino sono molto diverse dalle blitz online. Sapete perché? Perché se voi giocate a 3 minuti senza incremento a tavolino, avete un certo tipo di velocità che l'altro non può superarvi. Cioè, il vostro avversario non può andare più veloce di una certa. Non può fare mosse. Non può fare il pre-move in realtà. Ok? Se uno non può fare il pre-move, perde il vantaggio che ha della sua velocità. Il pre-move è chiaro, non sprechi secondi. A tavolino questo non c'è, quindi vabbè, questo però è un altro discorso. Torniamo a noi. Ok, Petrosian solidifica il cavallo, però questa mossa rischia un po' di passivizzare per sempre questo vescovo. Vescovo cattivissimo. Qui Spassky decide di liquidare, ma questa non lo so. È vero che distrugge la catena pedonale creando tre isole di pedoni, però lascerebbe poi la diagonale aperta al vescovo. Gli scacchi sono un gioco di concessioni, no? Io devo ottenere un risultato e concederne un altro. Spesso il mio risultato deve essere migliore del risultato che ottiene il mio avversario, dalla mia scelta, no? Scacchi sono un gioco di scelte e di concessioni e di contingenza. È questo. Presa, presa. Vedete che Petrosian preferisce riprendere di cavallo per non creare tre isole di pedoni, ok? Spassky ha tre isole di pedoni, ma Petrosian non vuole imitarlo, chiaramente. Ora uno potrebbe dirmi perché Spassky non prende il cavallo? Perché semplicemente il nero prenderebbe di torre e non andrebbe ad inficiare la struttura pedonale. In più rimarrebbe senza coppie di vescovi. Adesso vi devo anche spiegare perché uno non cambia un pezzo, non solo quando, non solo perché lo cambia, ma anche perché non lo cambia. Questo non, raramente su YouTube trovate queste spiegazioni. Le trovate sì, a pagamento però. Ci sono dei canali a pagamento, chiaramente sono lezioni.
video lezioni, io qua faccio video storici, video tutorial, no? Sono un po' di lezioni, un po' di storia, un po' di intrattenimento, no? È un mix, sono molto lunghi, ok? Chiaramente un maestro feed che voglia fare video così lunghi tutta la settimana vuole essere pagato, chiaramente, no? Quindi non li fa. Li fa di intrattenimento, ma poi a pagamento quello che deve fare, anche giustamente. Ma io non ho ambizioni di soldi, mi interessa. Ok, alzata di tonno per Pernigotti, Petrosian vuole migliorare questo vescovo perché il vescovo chiaramente da H6 guardava solo una diagonale, mentre portato qui ad esempio può controllare sia l'ala di donna che l'ala di re. Ok, chiaramente in una blitz, perché so che molti di voi giocano blitz a 3 minuti, anche a bullet. Lo so, anche se vi ho consigliato di non farlo, lo fate lo stesso, siete liberi di farlo per carità. Però a quelle cadenze migliorate solo una cosa, il colpo d'occhio, ma non capite poi perché succedono determinate cose. A bullet muovi il pezzo, non stai a calcolare niente, muovi il pezzo. Se vedi qualche schema tattico lo fai, ma non puoi calcolare nessun tipo di posizione. Ecco, ora invece Spassky sorprende tutti e dà la coppia dei vescovi, che è una mossa misteriosa, perché qua sono curioso di vedere se il motore, che è sempre affezionato alla coppia dei vescovi, consiglia di prendere. Infatti il motore non si sogna nemmeno lontanamente di dare quella coppia di vescovi. E questo è un blunder di Spassky. Un tilt. Allora, che è già un vantaggio di più 1,90. Questa Spassky sta giocando bene. Poteva fare qualsiasi cosa, ma non catturare quel cavallo. Vediamo un po'. Sono convinto che dopo la cattura la valutazione scenderà almeno di un punto pieno. No, di un punto pieno no, ma di mezzo punto sì. Comunque, io non avrei dato la coppia di vescovi. Questa fa capire che vuole portare la partita su binari più favorevoli allo stile di Petrosian. Anche se Spassky era un grandissimo finalista. H4, sarebbe stata meglio farla prima, senza cambiare la coppia di vescovi. E qui Petrosian, il vescovo, al posto di metterlo in E7, lo mette in E8. E adesso di nuovo. Perché fa questo? In E7 non gioca meglio? Teoricamente sì, ma gli scacchi sono anche un gioco di paradossi. Il problema è che Petrosian ha paura di torre B3, che va a minacciare questo pedone. E per difenderlo con un torrone per Pernigotti in A6, tenere i torroni per Pernigotti solo per difendere un pedone non va tanto bene. E quindi vuole mettere il vescovo a difendere questo. Difendono preventivamente prima che vengano attaccati. Spassky migliora l'altro torrone per Pernigotti. Chiaramente la coppia di vescovi di Petrosian è murata viva. È murata viva. Qui c'è un vantaggio strategico posizionale per Spassky. Quando le strutture pedonali sono così rigide, soprattutto con due pedoni centrali fissati, i cavalli giocano meglio dei vescovi, tendenzialmente. Tendenzialmente, ecco. Qui Petrosian gioca una furbata, perché sul vescovo F6 parte il cavallo. Qui credo cavallo F4 possa essere valida.
Infatti, cavallo F4. Attacca il pedone, ora credo vescovo E6. Infatti. Scusa, 6. Raddoppio i torni pernigotti. E ora quella colonna lì è fastidiosa. Il punto è che il bianco però non ha case di entrate per i torni pernigotti. Tutte queste case sono out. Quindi avere i torni pernigotti raddoppiati su una colonna che poi non si può sfruttare. Sono belle da vedere, ma questa non l'ho capita. Petrosian toglie il vescovo e lascia il pedone. Questa non l'ho capita, devo essere sincero. Andiamo a vedere il motore qui cosa dice. Il bianco è nettamente in vantaggio. Ma questo è un blunder, secondo me. Vediamo un po'. No, è sempre in svantaggio clamoroso. Addirittura vescovo di 7 ha migliore del motore. Deve dare il pedone, ma perché? Proviamo a vedere delle alternative a questo punto. Non ce ne sono molte, però. Ad esempio, torre di 7. Ah sì, torre C8, giusto. A torre qui ostruisce il vescovo. Il nero è incappettato in Zugzwang. Il nero è in Zugzwang. A qui spaschia la vittoria in tasca. Preso. Pedone passato. Bella questa. Attacca il pedone B6 e in caso di cattura del vescovo c'è il doppiazzo di cavalli e troni pernigotti. Questa è da abbandono, insomma, secondo me qua. Questa più 3 spaschi in carrozza. Dopo aver giocato male le prime 4 partite. Va qua, secondo me va a vincere. Più 3 un top GM come Spassky non può non vincere. Avete visto, Petrosian ha cambiato variante, no? Sulla variante di cambio di Spassky, ha giocato G6 e si è ritrovato nella fanga, nel fango si è ritrovato. Qui Spassky cambia, pedone in più, ora può provare a giocare torre C7, non so, centralizzare re, non so. No, centralizzare re non è semplice. Ok, toglie il cavallo, qua questo pedone è abbastanza libero, vediamo. Petrosian prova a creare una fortezza sulle case chiare, eventualmente. Spassky incalza, guardate come incalza. Toglie il torne pernigotti, continua ad essere passivo, questa non l'ho capita. Ma io il cavallo lo tenevo lì e provavo. Cosa? Ma non è neanche semplicissimo. B4 bloccando la debolezza. Rimaneva debole questo, però. Ma è anche vero che se blocco la debolezza, dopo piazzo il torno ai pernigotti qui. E dopo posso provare la manovra di cavallo per andare poi a prendermi questo pedone. Okay? Però questa è immediata, vabbè. Non ti
principal piano, H6. Spassky non va in D4. Perché non va in D4? Perché ha paura che questo poi diventi troppo debole. Però non è qui un po' pasticciato, vediamo un po' la tua. No, è sempre vantaggio, sempre vincente. Preso, preso. Centralizzare. Manovra. Questa, ad esempio, che scopo ha? Questa potrebbe avere lo scopo di infilare un torrone in E7 e l'altro torrone in C7. Questa, cioè, è una lezione strategica. Petrosian prova a fare il furbo, magari entrare a dare degli scacchi, ma c'è poco. Manovra di Spassky, che non mette torrone pernigotti in 7, ma io l'avrei messo. Torrone pernigotti in C7 l'avrei giocato. Vediamo cosa dice il motore. Torre C7 è un blunder. Perché c'è scacco in H3 di Viscovo. Torre 5, Torre C5, G4. Torre C7 non va bene. E beh, dallo scacco. Non lo so. È una posizione davvero complessa. Il bianco è vincente, però è molto, molto complessa. Non puoi sbagliare niente. Altrimenti perdi il vantaggio. Guardate, Spassky, che sta facendo? Cede il pedone. Scacco. Incredibile sta partita. Spassky cede il pedone. Ora torre C7 la fa. Ah, vedete che fare una mossa un tempo prima, un tempo dopo fa tutta la differenza del mondo. Però qui il motore sarà sempre a P3. No, Spassky ha fatto quello che ho fatto io, ma l'ha fatto, cioè, l'ha fatto perdendo il pedone in realtà. Incredibile. Vedete? Le mosse naturali a volte non portano alla vittoria. È per quello che Carlsen gioca mosse apparentemente innaturali, perché sono mosse vincenti. Non le capisce nessuno. Prometto che Carlsen mi sta proprio antipatico, proprio non lo posso vedere, però ammetto che obiettivamente è di un altro pianeta. Gioca ad un altro gioco, non è normale. Qui Spassky si sperluca un pedone, però Petrosian si sta un po' solidificando. Scacco. Spassky è sempre propositivo con i suoi re, è sempre molto aggressivo. Però è anche rischioso. Andare a prendere il suo pedone qua, non si può. Beh, non si può fino a un certo punto. Perché poi c'è. Non si può fare lo scacco. Inchiodare. A volte i giocatori di scacchi hanno paura, ad esempio, no? Scusa, toccasse al bianco, no? Uno dice, ma non prendo sto pedone perché c'è il forchettone. Ma non vede che c'è l'inchiodatura. Questo succede spesso nelle partite veloci. Ok, e qui Petrosian torna in seconda e va a papparsi almeno un pedone. Spassky prende, Petrosian prende, e adesso anche questo traballa un po'. Un pedone in più, però difficile da vincere questo.
Questa è la partita, secondo me, la più bella di quelle del match fino adesso. Per questo è veramente una partita complessa. Sembra semplificata, ma è complessa. Molto complessa, non si può sbagliare nulla. Infatti, anche i top GM, quando vedono che la posizione è troppo complessa, alla fine scelgono la via semplificatoria per non rischiare, per non andare a finire in posizioni incalcolabili, ok? Solo Carson a volte fa delle cose fuori dal normale. E qui si è semplificato un po' troppo, secondo me, Spassky qui, anche se il pedone in più, non so se ce la fa, vince. Scacco. Il punto è che questo pedone è su casa chiara e blocca questi due. Vescovo contro cavallo, gioco aperto, ci sono più possibilità di difesa. E poi vescovo più torrone per Nigotti, sono più forte di cavallo più torrone per Nigotti. Ora qui sarà gioco pari. Vabbè. Più 0,7, ma è un gioco praticamente pari. Spassky però ci proverà fino alla fine col pedone in più. Però vedete che adesso fa fatica a fare progressi. Spinge. Sta provando a manovrarlo. Adesso qui è costretto a giocare B4, ma questo pilone diventerebbe ancora più forte dopo B4. Perché veramente un pedone ne tiene poi due. Infatti Spassky non spinge il pedone, da prima scacco, però adesso non difende il pedone, attacca un petto. Toglie il vescovo e adesso probabilmente giocherà la torre in A7. Perché spingere? È vero che si difendeva il pedone, però questo rimaneva debole e questo teneva due pedoni. Infa, no, non difende, attacca questo, però adesso se mangia qui il nero pareggia, facile, presa presa, ok, pedone libero passato, però non si vince più questo finale. Chiaramente bianco è l'unico che può vincere, però la torre, attacca pedone, questo torrone per Nigotti a mo' di barile è molto forte. Il nero ha uno svantaggio, che questo re sarebbe stato più utile da questa parte, invece qui è un po' tagliato fuori. Bisogna sempre stare attenti ai doppi di cavallo. In una partita blitz con pochissimo tempo, il bianco avrebbe un vantaggio enorme da questa posizione, perché è troppo facile sbagliare col cavallo che può dare i doppi. Ok. Spassky punta questo pedone. Petrosian attacca il cavallo. E vuole barbarsi questo pedone. Vedete? Blitz. Uno dice, ah, ha ripreso il pedone, ha ripreso il pedone. Prendete un doppio. Quindi nelle blitz è meglio avere un finale col cavallo piuttosto che col vescovo. Ok, scacco. Attacca vescovo e adesso però cade un altro pedone. Spassky catturerà questo.
Molto tecnico questo finale. Scacco. Scacco. Sale, corre. Scacco. Togliere. Ma non si può vincere questo finale. Il bianco non riesce a tagliare fuori il re. Il re è già dentro l'area di promozione del pedone. E il re non lo può tagliare fuori, il torre Pernigotti nemmeno. Se ci fosse stato. Poi c'è anche il vescovo che controlla le case chiare. E anche patto per un altro motivo, che il nero sacrificherà questo vescovo su questo pedone. E un finale, torre Pernigotti, cavallo contro torre e patto. E infatti si accordano per la patta, una partita stavolta buttata via da Spaschi. Lui fa una gara a chi butta via più partite. È chiaro che era una posizione complessa. C'è da ricordare anche un altro particolare, che all'epoca non c'era la BUOR e quindi avevi 2 ore per fare 40 mosse, ma se arrivavi alla 35esima, ad esempio, con solo più 5 o 10 minuti sull'orologio, era uno Zeissnot che non potevi recuperare con gli abboni. E quindi si assistevano anche a grossi errori, a grossi blunder in certe situazioni. Però tutto sommato questa è un pareggio che va benissimo a Petrosian. Ok, ma spettacolo non sta mancando, solo che mancano le vittorie. Oh, devo essere sincero, qui Spaschi ha giocato bene, però sembra, vedete che Petrosian ha questa caratteristica che è difficile da battere anche nelle partite quasi vinte. Andiamo a vedere gara 6. Ok, gara 6, Petrosian pezzi bianchi. La gara 5 sta molto molto impegnativa. Senza la buono, sprechi molte energie mentali, quindi è chiaro che è stata una partita molto molto stancante. C4. Petrosian continua con gli schemi inglesi. E6, D4. Stavolta Petrosian non gioca G3, ma gioca come in gara 2, ovvero rientra in un gambetto di donna. Spassky potrebbe giocare in questo caso la Bogo indiana, ma che all'epoca si giocava molto poco, o l'Ovest indiana. Oppure D5 rientrando in gambetto di donna. D5 rientra in gambetto di donna. Cavallo C3. C5 difesa Tarrasch. Anzi, semi-Tarrasch, perché c'è stato prima lo sviluppo del cavallo in F6. Non è una Tarrasch pura. E qui un'altra sorpresa. Spassky continua a cambiare difesa. Non gioca più il Makagonov, ma gioca il Tarrasch. Generalmente quando i giocatori cambiano sempre apertura, è vero che danno un segnale di insicurezza, ma l'avversario può pensare che si siano preparati su tante aperture, allora devono avere il tempo di metabolizzarlo e a volte cercano una liquidazione per semplificare. Ok, siamo rientrati in stile catalano, ok? Presa, 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 presa. Il bianco sta leggermente meglio. Niente di che. Scacco. Arrocco corto. A me piacciono queste posizioni con il bianco. Problema è che dovete stare attenti a non andare in finale di soli pedoni, tossicando
troppo precocemente perché rimane un 2 contro 1 sulla di donna. Però bianco mi piace, qua darei uno 0,5 più al bianco. Vediamo cosa dice il motore. Addirittura più. Sono stato un po' cauto, però effettivamente il bianco sta bene, mi piace. Allora, Cocorte, Torre Blu, sacrificio, pseudo sacrificio di pedone, perché dopo cavallo per, donna per, cade B7, vescovo e torre. Infatti presa, presa. Ma qui Petrosian non prende in B7. Perché non prende in B7? Questo è un altro blunder. E infatti non si può prendere subito. Perché? Ah, ecco perché. Si cattura subito. Ho visto adesso. Torre B8. Perché c'è il problema che se il nero riesce a giocare questa è rischiosissima. Ci deve essere un po' tattico, guardiamo un po' che succede. Vediamo cosa dice il motore, credo ci sia quel problema lì. Ah, invece non c'è. Torre B8, gioco parte. Perché non c'è. Bianco non dà il tempo, cambia subito. Preso, preso. Se prende questo, scusa di colore contrario, ok, si pareggia. Si può prendere. Però, donna C2, interessante. Propone il cambio delle donne. E qui si sono accordati per la patta, una patta veloce. Fatta veloce perché si sono stancati nella partita prima, allora chiaramente non ti andare avanti in una posizione così semplificata. Con strutture pedonali simmetriche perché poi B7 cade. È solo un gioco di torroni pernigotti. E decidono di non stancarsi ulteriormente. Un'altra patta, questa è una patta, ok? Di transizione non è favorevole a nessuno. Forse se poi vogliamo trovare il pelo nell'uovo può essere un piccolo vantaggio per Spassky, visto che Petrosian ha buttato via i bianchi, ma ci può stare. Andiamo a vedere gara 7 allora. Ok, siamo a gara 7, Spassky pezzi bianchi. Petrosian ha deciso un po' così di non combattere in gara 6 con i pezzi bianchi, quindi adesso diciamo, cede un po' il servizio a Spassky. Petrosian che non ha giocato assolutamente bene gara 5, gara 6 ha avuto patta veloce, può essere un segnale, può essere un segnale. Ora, di nuovo qui. Che fa? Spassky deve di nuovo affrontare la Caro Kann, che è solidissima. Quindi, il tuo attacco Panov sembra non funzionare granché. Anche se in gara 5 Spassky stava quasi per vincere, è arrivato a più 3 di valutazione. Potrebbe giocarlo di nuovo tranquillamente. Why not? E invece no, invece no, D4,
Spassky cambia ancora, cambia. Prima cambiava variante, adesso cambia addirittura per turno, gioca D4. Per questo Spassky era definito un giocatore universale. Da lui potevate aspettarvi di tutto. Però fare D4 adesso, quando avevi preso le misure alla Caro-Kann. D4, un po' una scelta inspiegabile. Cavallo F6, forse volevo capire anche il repertorio di Petrosian contro D4, cavallo F3. Non gioca subito C4, più flessibile cavallo F3. E6, vescovo G5, attacco torre, un'apertura che non ho mai trattato, la giocava spesso Brady, perché assomiglia un po' a London System, però posso mettere vescovo in F4, il bianco decide di inchiodare quel cavallo. Torre non è Eugenio Torre Filippino, ma Torre era un giocatore degli anni 40, 30, anni 30 poi. Messicano, che inventò questa apertura. Quindi un attacco torre, chiaramente attacco torre al giorno d'oggi è considerato abbastanza pattaiolo. E lo si vede qualche volta nelle blitz. Spassky era uno dei massimi esperti dell'attacco torre, tra l'altro. Ha giocato spesso nei tornei. D5, cavallo BD2. Differenza del gambetto di donna è che non si fa C4, ma spesso si gioca C3, con l'idea di fare prima o poi diretto E4. Vescovo E7, E3, E3, io ho detto E4, ma E3 bisogna preparare E4. Bisogna mettere anche il vescovo D3, arrocco corto. Torrone in E1 e poi E4, come nel London System, solo che nel London il vescovo è in F4 e non in G5. Cavallo BD7, vescovo D3, C5, tipica reazione contro gli schemi London System, Colle System, attacco torre, quando bianco non fa C4, che reazione è C5 per prendere spazio sull'ala di donna, ok? Sono dei sistemi contro questi. Sono degli impianti contro questi sistemi. Perché molte volte si spinge anche C4 per togliere il vescovo da questa diagonale. Ora C3, caso di C4, vescovo B1 per creare una batteria di donna. Spesso fanno questo espediente, usano questo espediente i giocatori, questi schemi, ok? Per creare una batteria donna vescovo con la donna in testa, poi arroccate corto, e se togliete un cavallo da F6 prendete matto, ma devo stare un po' attenti. Infatti C3, Petrosian non ha fretta di fare C4, si può anche fare dopo. Si può mettere il vescovo in fianchetto, torre C8, ok. Il nero attacca con una tempesta pedonale poi sull'ala di donna, il bianco proverà a giocare al centro e sull'ala di re. Arrocco corto, vescovo B7, cavallo E5, tipica manovra anche del London System. Cavallo entra in avamposto con l'idea di, se cambia, prendere di pedone, scacciare questo cavallo e avere insomma una via per la donna, soprattutto in H5. Cerca un attacco sull'ala di re. I cavalli in F6 sono i migliori difensori degli arrocchi. Petrosian cambia. Preso. Cavallo D7. Ora bisogna cambiare quel vescovo o tornare in F4 col vescovo. Torna in F4.
Beh, il piano del bianco è abbastanza telefonato, ma riuscire ad arrivare con la donna in H5, mettere cavallo in F3, andare in C5. L'unico problema è che non si riesce a trovare un modo per far intervenire i torni pernigotti. Allora, vediamo se Petrosi è una rocca corta. Eh no, Petrosi ha una paura di arroccare corto, si riserva di arroccare lungo. Cavallo in F3 è arrivato, H6 toglie la casa, vescovo G3, G5, questo è il segnale che il nero arroccherà lungo. L'attacco torre è interessante, però spesso il bianco si arena in una posizione troppo passiva e il nero rischia di prendere sopravvento, bisogna stare molto attenti. Solo i giocatori come Brady, che sono bravi, che possono giocare queste posizioni lente senza conseguenze. Qui Spassky capisce che il nero vuole arroccare lungo, allora piuttosto sacrifica un pedone, ma vuole aprire il guscio. Ma credo che qui Petrosian giocherà C4. No, Petrosian aggressivo. Aggressivo Petrosian, perché qua adesso bisogna stare attenti, eh. Si perde il vescovo se non si fa H5 o H3. H4, scusate. Presa, e qui si prende di vescovo e si liquida un po'. Attenzione, Spassky non prende il pedone. Perché non vuole perdere questo pedone? E lasciare i due pedoni impilati. Però il nero è preferibile, secondo me. Perché dopo C4 annulla un po' il vescovo, arrocco lungo. Piazza due torri pernigotti sulla G sull'H, poi questo potrebbe anche sacrificarlo. Vediamo. Arrocca lunga subito, arrocca lungo subito, senza C4. Io avrei anteposto C4, vediamo il motore cosa dice. C4 è giocabile, infatti a quarta linea, stesso risultato, meno 0,9, meno 1, il nero sta meglio. Il nero sta meglio, comunque a rocco corto, la seconda migliore del motore. A rocco corto. A4. Spassky non sta fermo ad aspettare che gli tira tutto addosso sul re. Eh? Anche lui vuole aprire le linee. Non dovete mai cincischiare in queste situazioni a doppio taglio. Piuttosto dare dei pedoni ma aprire gusci. È arrivata C4. Vedete Petrosian stoppa. Stoppa tutti i piani. Ora questo vescovo è destinato alla passività eterna in E2. Sì, qua gioca solo il nero qui, perché questo attacco qui è lento, questo vescovo è murato vivo, questo vescovo è murato dai pedoni del nero. Spassky sta andando male qua. Però Petrosian si è sempre dimostrato incapace di vincere poi. Con certi vantaggi. Ora, sai perché? Perché se fa... Questo è un trucchetto per bloccare le tempeste pedonali, no? Ora, se si spinge in A4, in A5, si blocca immediatamente con B5 e il bianco non passa più. Se spinge in B5, A5 e il bianco non passa più. Togliere dalla colonna aperta, ma qui sento puzza di bruciato. Qui mi sa che mi è bruciato l'arrosto in casa Spassky.
È una difesa passivissima. Perché Petrosian entra. Anche la donna di Spassky, da dove va? Raddoppio. Qui prima o poi Petrosian dovrà inventarsi un ruolo per questa donna, no? Magari giocare in C6 per provare D4. L'attacco c'è, bisogna prepararlo. Ok, Spassky ha giocato A5, ora si blocca B5 immediato, non c'è discussione. Mai prendere quel pedone, mai prendere quel pedone. E infatti, boh, allora il bianco non ha più nulla sulla ridonna. Adesso il re è al sicuro. Il nero può togliere tutti i pezzi e portarli tutti sulla ala di re, tutti. E lasciare anche solo il re qua. Non può entrare. Sì, c'è questa casa debole, però tutto, è tutto solidissimo. Spassky sta provando qualcosa. Non ha spinte di rottura efficaci. E Petrosian può preparare i suoi pezzi piano piano. Spassky attacca il trone per lingotti e qui potrebbe starci il famoso sacrificio di qualità di Petrosian, no? Questo vescovo potrebbe, ma non lo fa. Si mangia tranquillo un pedone. Ah, la qualità sacrifica, la sacrifica qui in G4, il classico sacrificio posizionale di qualità di Petrosian. Generalmente quando Petrosian sacrificava la qualità, erano dolori. Erano dolori, non erano come i sacrifici di Tal, che erano scorretti. I sacrifici di Petrosian erano abbastanza corretti. C'era un detto che diceva: se vedete un sacrificio, no, Tal diceva: se vedete un mio sacrificio è scorretto. Se vedete un sacrificio di Petrosian è corretto. Se vedete un sacrificio di Botvinnik, abbandonate. Più o meno diceva così il detto. Spassky si piglia la qualità e adesso Petrosian si sdoppia i pedoni e adesso qui il rischio è che prima o poi questo re rimarrà congelato. E 4, prova a reagire. Forse l'idea è sulla cattura di catturare il cavallo e poi entrare di donna in D7 con scacco, ma non lo so. Petrosian subito corre ai ripari, batteria su casa scura. Bisognerà trovare il modo di aprire il guscio. Forse con G3, poi H3, prima o poi bisognerà fare queste mosse. Vediamo. Partita incredibile questa. Donna in E3. Prova a portare la donna a difesa qua, sul traversino. Petrosian vuole cambiare pezzi perché tanto sa che ha l'attacco. Presa, presa. In realtà ha tolto un difensore, eh. Si è tolto un attaccante, ma ha tolto un difensore alla rocca. Spassky sta cercando di tenere tutto, ma qui, boh, non lo so, non è semplice. Forse E5. Io non amo giocare con la qualità in meno, generalmente. Infatti E5 però era logico. Può perdere un tempo. Ora Petrosian potrebbe trasferire la donna magari qua in G6.
vediamo. No, F5. Avanti con tutti i badilanti. Spassky si piglia il pedone. Ma questi quattro pedoni sono mostruosi, mostruosi. Guardate qua che roba. Guadagna un tempo sulla donna. Cavallo F6 attacca la donna. Scacco. Per fortuna che ancora uno scacco per guadagnare un tempo, altrimenti era già game over. Ma credo sia già game over adesso. Penso che il nero qui stia meglio, ma meglio, meglio, meglio. Infatti, partita vinta 5.2. Massa. Qui Petrosian, secondo me, non se la fa sfuggire la vittoria. Attacca la donna. Notate? Questi due torri per Nigotti non fanno nulla. I pezzi leggeri del bianco sono mostruosi. Sacrifici di qualità di Petrosian erano sacrifici di qualità che dovevano andare a, diciamo, ingigantire la passività dei torni pernigotti dell'avversario. Qui Spassky deve scappare di continuo. Ok, blocco per aprire, così il bianco non ha la possibilità di fare nulla. Il re è congelato qui. Fare nulla, non può fare niente, arriva di tutto adesso. Toglie il trono per Nigotti per darsi una via di fuga al re, ma è troppo tardi, troppo tardi. Eccolo qua, spinge. Spassky dice: difendo con tutto, ci metto tutto, anche le mani, difendo tutto, tappo i buchi, tappo le falle dello scafo della nave, ma qui potrebbe anche prendere un giocatore a caotto, un giocatore a caotto. Presa. Presa. Scappa. Presa. Guardate come semplifica con la qualità in meno. Questa è fantastica, sacrifica il pedone, perché dopo la cattura arriva un'altra spinta e una casa per il cavallo. E la donna che poi entra, Marcello. Spassky non si arrende. Boom, sacrificio di cavallo. Petrosian. Micidiale mostruoso questa partita. Questo è un sacrificio che non sarebbe venuto in mente a nessuno. Perché ci sta l'attacco, però dopo ci sarebbe scoraggiati, no? Bisogna continuare. Continuare qua. Spassky prende anche il cavallo, ma sì, se ne frega, ecco qua. Ecco qua, il re non può uscire da queste. Non può uscire, non può uscire. Adesso la minaccia è semplice, matto. Sposta il re, potrebbe seguire anche Schicchetto. Prende un torrone per Nigotti, però qua. Spassky vuole ridare il torrone per Nigotti piuttosto di togliere questo duo pedonale. Non basta, c'è troppa roba qui adesso, forse addirittura donna K6 sembra fortissimo. No, prende il torno per Nicotti, ma donna K6 era forte, non la prende in considerazione, c'è matto in 8 con torre K1 tra l'altro. Petrosian non l'ha vista, questa fa proprio schifo. Vabbè, il motore mi sta dando ragione, sta di nuovo andando comunque più 5 per il nero.
stravinta anche con Donna H6. Mi sarebbe venuto subito in mente. Qui prende. Per curiosità, c'è matto in 8 con Torre tra uno scacco. Fata. Non lo so, qua è difficilissimo, vediamo un po'. È Donna H6. Donna H6. Prende il pedone. Deve dare la donna. Per evitare matto. E se fa un'altra mossa, tipo questa, matto in 1. Donna H3. Pazzesco, non capisco perché Spassky non abbia già abbandonato. Presa, abbandonato adesso. E la prima vittoria se la accapara Petrosian con una partita sontuosa. E Spassky paga il fatto di aver cambiato apertura, aver giocato attacco torre, track, track, maciulla, Spassky, favorito alla vigilia, sta giocando come i cani, ma adesso siamo 1-0 per Petrosian, poteva essere tranquillamente 3-1, Spassky una partita l'ha buttata via, ma Petrosian ne ha buttate via almeno un altro paio, quindi... Qui si sta vedendo, come dire, il braccino però di Spaschico, che non riesce a far valere il suo gioco brillante. Petrosian rompe tutte le idee. Petrosian ti fa giocare male. Comunque Petrosian, mi piace. Petrosian prima del 71 aveva uno score, era imbattuto con Bobby Fischer. Petrosian perderà con Bobby Fischer la prima partita forse nel match dei candidati, se non erro, alla finale dei candidati, dove Fischer vincerà abbastanza facile 5 e mezzo, 2 e mezzo, però sarà la prima volta che batterà Petrosian mica è così facile da battere. E adesso Spassky deve rimontare, perché attenzione, la regola del punteggio pari favorisce ancora il campione del mondo, che rimane in carica col pareggio. Unica cosa che in caso di sconfitta, Petrosian non ha la title shot di rivincita, è cambiata la regola. Però in caso di punteggio pari rimane campione Petrosian, quindi adesso Spassky deve vincere. Per diventare campione non gli basta vincere una partita, deve vincere due. Ma deve tornare il miglior Spassky, questo è irriconoscibile. Secondo me Spassky qui, non lo so. I secondi di Petrosian devono avergli portato la vodka e le donnine nella camera d'albergo, perché sappiamo benissimo che Spassky preferiva nettamente certi tipi di distrazioni rispetto agli scacchi, quindi diciamoci. Andiamo a vedere Garotto se Spassky, adesso però Spassky ha perso col bianco tra le altre cose, no? Quindi adesso dovrà giocare con i neri e subire un po' il colpo, dovrà bozzare qualcosa, perché andare a cercare di vincere subito col nero contro un Petrosian solidissimo, penso sia quasi impossibile. Andiamo a vedere l'ultima partita, cioè l'ultima di questa puntata. Ok, siamo giunti a gara 8, Petrosian in vantaggio di un punto, punto pesante perché preso quei pezzi neri contro uno Spassky irriconoscibile. Ora Spassky rischia veramente di
di rovesciare il barcone qua, perché proprio non ci siamo, non ci siamo. Adesso voglio vedere affrontare l'inglese di Petrosian, giocare per vincere contro l'inglese con Nero. Fatti C4, Petrosian non cambia, non fa la sciocchezza di Spassky che, ma sì, buon, basta, è 4, gioco l'attacco Torre. Partita pietosa, tra l'altro un attacco Torre giocato in maniera imbarazzante, imbarazzante. Credo che Brady giochi molto meglio attacco Torre rispetto a Spassky. Spassky, non lo so, è in tilt, C5, cavallo P3. Ok, inglese simmetrica. Voglio vedere qui il nero come fa a vincere contro l'inglese simmetrica. Eccola qua, difesa simmetrica, inglese 4 cavalli, ok? Il piattume più piattume. Io quando gioco l'inglese in questi impianti gioco, perché Brady me l'ha consigliato, e Brady è uno specialista di questi schemi anche, no? Ok, il classico fianchetto, e poi giocare a rococorto e D4, variante Match King. Match King è stato il più forte giocatore sudamericano di parte Capablanca, ma sudamericano, brasiliano, più forte, insomma, sudamericano di tutti i tempi forse. Match King, ho fatto un video su di lui, giocatore stellare, un genio, a 15 anni aveva battuto Korsnäs. Purtroppo si fermò nel 1980 ai quarti di finale dei candidati, e il suo secondo era Sergio Mariotti, e alla fine perse con Pulugajewski di un punto, avendo fatto tutte patte, perdendo solo una partita. Match King voleva puntare a andare quantomeno a sfidare Karpov nell'81, poi aveva tutte le potenzialità, sicuramente avrebbe perso con Karpov, però ma visto che all'epoca non è che ci fosse tutta questa concorrenza, c'era Hubner, c'era Korsnäs, però Match King era veramente una bestia. Infatti è arrivato fino al numero 3 del mondo nell'80. E Brady è un tifoso di Match King, essendo brasiliano anche Brady, e giocava variante Match King, però vediamo. D4 diretto, una Match King accelerata, non è proprio nello spirito. Presa, presa, vediamo se rientra col fianchetto. Ora, questo è uno schema che somiglia più a una sorta di retico. Non mette il vescovo in fianchetto Petrosian. Anche lui sta un po' trollando Spassky, questi sistemi un po' strani. Cioè, sempre inglese, ma varia sempre variante. Interessante. Ma qui Spassky struttura Scheveningen della siciliana. Ora, se il bianco facesse E4, rientreremmo in una Scheveningen Marozzi, quindi il Marozzi contro la Scheveningen, ma niente di tutto ciò. Figuriamoci se Petrosian rientra in una Sicilia. Gioca la solidissima B3, il vantaggio di un punto. Petrosian, secondo me, non si slacciava neanche neanche la cinghia dei pantaloni per andare a dormire. Proprio incredibile Petrosian. Vescovo B2. Sì, ma Spassky non può pretendere di vincere in queste posizioni qua. Torre C1. Ok, qui si lotta per la colonna C.
Però Petrosen ha avuto la furbizia di non lasciare la donna in C2. A raggi Y, questo già piccolo vantaggio. Guardate com'è solido, com'è solido. Sembra di vedere Brady quando gioca. No? Tutti i pezzi ammucchiati, rel sicuro. Okay. Qui il nero non può fare altro che star lì ad aspettare un errore del bianco. Se il bianco non sbaglia niente. In questi schemi non si può vincere col nero. C'è poco da fare. È un po' di manovre, però guardate. Petrosian è solito. Ok, una spinta centrale di rottura. Non fa altro che dare vita un po' alla coppia di vescovi del bianco, qui penso che si debba catturare. Infatti, presa qui anche il cavallo, via il cavallo. E se nero vuole giocare con coppia d'isolato, gioca con coppia d'isolato. Altrimenti, se prende col torneo Pernigotti, gioco o vescovo C4, o vescovo E4. E il nero sta benissimo, il bianco sta benissimo. E infatti, Petrosian gioca come avrei giocato io e come avrebbe giocato Brady. Ok. Preso di torre, vediamo se gioca il vescovo. No, perché prima gioca. Ah, non vuoi far entrare neanche il cavallo. Il massimo della profilassi proprio. Raddoppio. E adesso gioca vescovo E4. Perché adesso cambia tutto. Cambia tutto con le strutture pedonali simmetriche 2 contro 2, 4 contro 4. Volete pattare una partita contro un giocatore più forte col bianco, dovete studiarvi questi schemi. Sono complessi, però nelle varianti più semplificatorie, insomma, nero è difficile che riesca a trovare qualcosa. Poi se lasciate i pezzi in presa non è colpa mia, cioè, perdereste in qualsiasi gioco, anche a dama, perdereste, quindi non è che cambia qualcosa. E qui Spassky non ha ottenuto nulla, Petrosian propone patta, Spassky accetta. Che vuoi fare? Non puoi forzare nulla in questi schemi. Allora, Spassky ha già capito, col nero non c'è trippa per gatti, devo solo più recuperare quei pezzi bianchi. Sicuramente non giocando l'attacco torre, deve tornare a giocare un E4. Dopo 8 partite, Petrosian conduce 1-0, una vittoria e 7 patte. Caso di pareggio rimane campione Petrosian, quindi Spassky nelle prossime 16 partite, perché sono 24, in 16 partite deve riuscire a fare due vittorie in più di Petrosian, che la vedo impossibile, calcolando che con il nero non lo riesce a battere, 8 partite te le sei già bruciate, quindi in 8 partite devi fare 2 punti in più di Petrosian. Io credo che sia un'impresa al limite dell'inconcepibile anche per Spassky, ma deve tornare il miglior Spassky. Ok, non ci siamo, non ci siamo. Un gran Petrosian, grandissimo fino adesso. Ok ragazzi, con questo è tutto, ci vediamo venerdì all'ombra dei campioni. Presenterò Semish. Perché presento Semish? Semish è abbastanza conosciuto perché ha dato il nome a molte varianti di apertura. Parlo di lui perché all'ombra dei campioni ci stanno anche le varianti che giocano i campioni. Uno dice, ma un campione può diventare campione se non gioca le varianti che portano il nome di chi le ha inventate? Semish ha inventato la variante Semish nella Nimes indiana, contro l'Est indiana, le strutture Semish, ok, le grandi piramidi di pedoni. Semish è stato un capostipite delle aperture, delle strutture pedonali da cui sono poi nati i grandi campioni. Semish non era un campione, era un giocatore discreto, ma era un grande teorico ed era uno che studiava e preparava impianti, novità in apertura. E sarebbe stato un perfetto trainer, un perfetto secondo per un campionissimo. Non è stato un campione incompreso, diciamo, no. Poi chiaramente c'è la sua storia che è un po' bizzarra, tragicomica,
più tragica che comica, però per come è avvenuta, insomma, è abbastanza comica. Un personaggio che si scoprirà anche coraggioso, perché obiettivamente. Vabbè, ma ne parleremo venerdì. Ok, con questo è tutto. Mi raccomando, mettete like. Chi guarda il video non ne costa nulla. Mettere un like, no, almeno questo canale può avere più visualizzazioni. Insomma, io non ci guadagno niente perché comunque prima di arrivare almeno a 1000 iscritti ci passeranno ancora 20 decadi, ma così è anche per dare un senso a tutto quello che faccio, no? Perché chiaramente io penso di investire 100 volte più il tempo di tutti gli altri youtuber messi assieme, perché se calcolate video di più di un'ora, a volte 2 ore, 3-4 volte alla settimana, praticamente faccio il lavoro che fanno gli altri in 3 mesi. In un anno, cioè, se fanno video da 10 minuti possono farne anche uno al giorno. Loro in una settimana fanno 7 video e io ne faccio uno, ma io ne faccio 4 alla settimana e capite bene che quadruplo il lavoro. E quadruplo il lavoro, però non, vorrei anche un po' di un ritorno quantomeno simbolico, no? Cerchiamo di iscriverci a sto canale perché allora capisco, saranno pochi perché il mio canale è un canale faticoso, noioso, lo so, è noioso, gli scacchi sono noiosi. Volete imparare? Non potete imparare dalle blitz. Le blitz sono divertenti. Ci gioco anch'io, guardo anch'io gli youtuber che giocano a Blitz, ma non imparate granché, perché non sapete cosa sta facendo, non sapete poi fare quello, rifare quello che fa lui. Anzi, il rischio è che per imitare certi attacchi furibondi di giocatori molto forti, che hanno un grande colpo tattico, grande colpo d'occhio, grande preparazione su certi schemi e sanno quello che fanno, voi per scimmiottarli perderete partite in continuo perché andate così. Con me ci metterete nettamente di più ad imparare, però nel senso, tra un anno voglio vedere poi la differenza tra uno che a parità di forza ha sempre guardato solo i video di Blitz e chi guarda questo canale, no? Dopo un anno prendete questi due utenti di questi due canali, fate una partita, voglio vedere. Probabilmente se giocate Blitz l'altro è più esperto, potrà anche battervi, ma se già giocate con 15 minuti vedrete che il vostro gioco diventerà più fluido. E poi qui trovate anche nozioni storiche degli scacchi. Personaggi che in nessun canale italiano fanno conoscere. Sfido chiunque a trovare Fonterrasa, Cécile de Vere, ok? E poi personaggi che arriveranno dopo. Ne ho uno pronto poi per il venerdì ancora dopo, che questo qui veramente non lo conosce nessuno e non ho trovato niente su internet, non trovate nulla su di lui, video su di lui, forse ne trovate uno, ma italiano assolutamente qui non, nessuno conosce questo giocatore secondo me. Solo un fanatico della storia degli scacchi può conoscere questo giocatore. È una domanda da telemike, nel senso, sono quelle domande che fanno i super esperti, no? Ma vedrete che su questo canale ci saranno sempre sorprese. Ok, questo è tutto. Ciao e arrivederci.